a tutta una serie di assemblee di categoria per la CGL che è stata rapidamente. Allora, dottor Andrea, la mia domanda è questa. Allora, il ruolo del sistema sanitario nazionale sembra, scusate, il ruolo del sistema sanitario nazionale è sempre in dirsi sempre di più. E questo non sicuramente solo a causa del definanziamento. Allora, la sanità privata attualmente appare la panacea di tutti i mali che affliggono il sistema sanitario nazionale. Questo non solo per i cittadini, ma anche per la classe medica, considerando l'esodo sempre più frequente e denunciato della classe medica verso il privato. Allora, quello che io volevo domandarle è, come sindacato, qual è la vostra riflessione in merito e specialmente qual è, può essere il vostro ruolo dal punto di vista etico per arginare questa tendenza alla privatizzazione? Sì, intanto non so se è acceso, si sente. Ho bisogno di accendere. Sì, intanto sì, mi scuso che devo purtroppo andare via perché appunto io avevo già un impegno importante dal punto di vista della discuteria, diciamo pure, perché ho il nostro congresso nazionale, assolutamente non posso ovviamente ritardare e mancare. Volevo però appunto, se mi permetti, come dire, cogliere l'occasione della relazione della dottoressa Granaglia, perché ovviamente non mi posso esimere dal non cogliere alcuni punti che lei ha segnalato come molto educatamente, come delle contraddizioni che rischiamo di avere in CGL, non mi voglio esimere da questo come sindacati confederali. Noi abbiamo ben presente il problema, è un problema che rischia di essere una contraddizione, soprattutto nella misura in cui, come segnalava poi appunto Triani, il problema del welfare aziendale, comunque della defiscalizzazione, va governato in termini di distinguere con precisione ovviamente la sanità integrativa, soprattutto da quella sostitutiva, e soprattutto andrebbe governato nei termini anche di come viene il welfare aziendale gestito, convenzionato con il servizio pubblico. Questa ovviamente non è la mia posizione come segretario della Funzione Pubblica CGIL Medici, ma è la posizione della Confederalità. Lo stesso nostro segretario nazionale Martini segnalava più volte segnalato la criticità per la quale è molto più facile ottenere dei rimborsi dal servizio privato che non dal servizio pubblico, quindi è proprio nei meccanismi e nel metodo che ovviamente è avvantaggiata rispetto al welfare aziendale la sanità privata rispetto a quella pubblica. E poi ovviamente sono doppiamente imbarazzato perché sono segretario della Funzione Pubblica CGIL Medici, i termini di produttività e la defiscalizzazione della produttività, e effettivamente io condivido pienamente quello che diceva lei e cerco, come dire, di non fermarmi a posizioni che poi, se non reinserite in un ragionamento più complessivo, effettivamente rischiano, come lei ha segnalato, rischiano di essere troppo corporative. Come sapete, venendo alla domanda che mi ha fatto, come sapete noi veniamo da uno sciopero come dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, uno sciopero che appunto sicuramente come capofila in termini di rappresentatività la NAO, come ricordava prima Triani, ma al quale hanno partecipato, hanno aderito e hanno sostenuto tutte le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria. Uno sciopero rispetto al quale anche qui devo sottolineare che rischio di essere un po' in imbarazzo per tutta la vertenza che noi stiamo portando avanti, perché il nostro non è soltanto una vertenza fatta per difendere il rinnovo contrattuale, per stimolare il rinnovo contrattuale o comunque per difendere la nostra categoria. Il nostro è uno sciopero nel quale vogliamo fondamentalmente difendere il Servizio Sanitario Nazionale. Critichiamo il definanziamento e critichiamo questo governo nel nuovamente non finanziare adeguatamente il Fondo Sanitario Nazionale. E però qui appunto l'imbarazzo è doppio perché io mi rendo conto, ci rendiamo tutti conto che una battaglia di questo tipo non può essere portata avanti e sostenuta dalla categoria dei medici o dei dirigenti sanitari. Questa è una battaglia centrale
in termini di welfare della nostra società. È una battaglia assolutamente fondamentale, una battaglia che si gioca, che ha occupato gli ultimi 30 anni, che è protagonista nel nostro mondo, che riguarda, è una battaglia di civiltà, e nella quale evidentemente tutte le parti sociali, tutte le categorie delle parti sociali dovranno entrare in campo, ma evidentemente nella quale la nostra debolezza sta nell'incapacità di creare l'alleanza con la cittadinanza, di far scendere in campo la cittadinanza. Allora, ecco, rispetto a questo noi non è che ci dobbiamo inventare molto. Siamo a 40 anni dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Io voglio ricordare che appunto nel 1978 ci sono state 3 leggi fondamentali, la 194, la 833, la 180, ma c'era stato lo Statuto dei Lavoratori. Insomma, erano anni di un grandissimo fermento culturale in cui c'era al fondo una coalizione sociale nella quale gli elementi culturali, l'evoluzione culturale veniva poi praticamente declinata dal pubblico. Adesso sono ormai 20 anni che questo non avviene più, ormai c'è una dissociazione, una separazione fra la cultura, la cittadinanza, il sociale e quella che è la politica. Per cui sono i valori culturali che, come, rispondendo alla domanda, alla parte finale della domanda, sono i valori culturali che noi come sindacato dobbiamo rilanciare. E mi rendo conto che però di fronte ai valori culturali il mio ragionamento rischia di essere debole di fronte a quelli che sono i problemi di sostenibilità economica, la sostenibilità economica rispetto alla quale, come dire, ci sono stati, ci sono stati numerosi tentativi dopo l'833 di, come dire, rendere sostenibile il diritto alla salute. Però poi il problema della sostenibilità economica, se portato avanti come è stato portato avanti in questi 20 anni, rischia di essere un po' nauseante, anche nel dibattito che leggiamo sui giornali, ma soprattutto rischia di essere assolutamente controproducente, nella misura in cui, come è stato segnalato stamattina dai relatori, la sostenibilità economica trova risvolto solo esclusivamente in un risparmio della spesa pubblica, in un definanziamento della spesa pubblica, e non trova invece soluzione in quella che dovrebbe essere evidentemente una governance della spesa, una riorganizzazione di quella che è la spesa. Perché margini, oggi abbiamo sentito, margini per governare la spesa, per ridurre la spesa o per razionalizzare la spesa ce ne sono tantissimi. E allora evidentemente la riflessione che faccio, peraltro da fresco rappresentante sindacale, io sono medico fondamentalmente, da poco sono segretario nazionale funzione pubblica CGIL Medici, quindi è un'esperienza nuova quella che sto facendo, e l'osservazione che faccio, che ho fatto in questo anno, è che appunto ovviamente quello che accade non accade per caso, cioè c'è una scelta determinata, non è che di queste cose non le sanno i governi, così come le sa perfettamente questo governo. Allora, la scelta di non finanziare adeguatamente il Fondo Sanitario Nazionale, di fermarlo a quel 1 miliardo in più già previsto dal governo Gentiloni, quindi non adeguarlo evidentemente all'inflazione, non adeguarlo evidentemente al prodotto interno lordo, il non prospettare evidentemente un'idea di defiscalizzazione almeno della sanità sostitutiva, il non fare questi programmi, e ve ne cito una di semplice importanza ma per noi fondamentale, il non finanziare la mancanza di medici specialisti. Voi oggi sapete che nei servizi sanitari nazionali fra un pochino, molti soccorsi dovranno chiudere, non lo diciamo noi, lo dicono le regioni, mancano i medici specialisti nei pronto soccorso ad esempio. Quindi non è che stiamo parlando di promozione della salute, di prevenzione, stiamo parlando dell'emergenza urgenza, cioè non stiamo parlando del cardine di quello che dovrebbe essere il Servizio Sanitario Nazionale. Ebbene, questo governo, a fronte di una spesa o comunque di un costo esigibile di 100 milioni di euro, di fronte alla finanziaria di 20 miliardi, ne ha voluto finanziare soltanto 20 milioni di euro per finanziare soltanto una piccola parte di quei contratti di specializzazione mancanti. Allora, faccio questi esempi per dire che evidentemente c'è proprio una volontà di continuare a far galleggiare il Servizio Sanitario Nazionale, non ucciderlo presumibilmente.
ancora no, è ancora presto, ma comunque di farlo galleggiare. Alcuni economisti, no? Peraltro gli economisti come dire, aderenti a quella corrente del neoliberismo, lo dicono chiaramente in contrapposizione ai keynesiani, dicevano che appunto per distruggere il welfare o per non finanziare il welfare non si deve fare un'operazione di affogare la rana direttamente nell'acqua bollente o farla morire nell'acqua bollente, ma bisogna mettere l'acqua fredda e poi scaldare piano piano, evidentemente, perché se no la rana, se la metti nell'acqua bollente, salta fuori. Invece se la mettiamo nell'acqua fredda, poi piano piano quella andrà a finire a morire. E questo sta accadendo nel Servizio Sanitario Nazionale e credo che sia una volontà deliberata per il Servizio Sanitario e del welfare in generale di piano piano levare le risorse sempre di più. E però appunto il problema è che manca la cittadinanza. Manca la capacità di creare quella coalizione sociale che evidentemente nel 1978 c'era. Manca evidentemente quella capacità di rimettere in gioco i cardini, i fondamenti di quella che era l'833. Io ho avuto un'occasione più unica che rara a Perugia di ascoltare in un convegno una delle professoresse che partecipò alla formulazione di quella legge, al progetto sperimentale che partì proprio dall'Umbria, che era la professoressa Modlo, che in un convegno in cui parlavamo appunto di sostenibilità, lei si alzò dicendo: basta parlare di sostenibilità della malattia, dobbiamo uscire fuori dalla cornice della sostenibilità, dobbiamo ricominciare a parlare di sostenibilità della salute della cittadinanza. E il cardine, qui c'è un cardine centrale, riflettendoci, perché effettivamente il problema della spesa, il valore economico della malattia può diventare una merce e può evidentemente portare a non fare ragionamenti di sostenibilità intesi nel senso della razionalizzazione della spesa, ma invece il valore della salute, quindi della promozione della salute, il valore economico della salute di una nazione, di una cittadinanza e del evidentemente del substrato sociale, è l'unico che veramente può coniugare la sostenibilità con il diritto alla salute.